Ciao a tutti gli amici di Rapid Review. Oggi vi volevo parlare dell'applicazione Rapid Phone. Applicazione disponibile su App Store al prezzo di 1,59 €. Allora, cosa è possibile fare con questa applicazione? Sarà possibile andare a contattare rapidamente fino a 4 contatti con, diciamo, varie modalità. Allora, abbiamo la modalità Gesture, che praticamente ci permetterà di andare a chiamare o mandare SMS con delle gesture. E la modalità Classic, che invece bisognerà premere i pulsanti. Infine, questa applicazione permette di effettuare una chat Bluetooth, quindi senza anche connessione a internet, con un dispositivo vicino. Allora, nella Gesture Mode, per andare a chiamare un contatto, basterà semplicemente scorrere con il dito dall'interno del quadrato all'esterno. Adesso, ovviamente, qua il numero era finto e quindi non ha chiamato, però come avete visto, facendo uno slide verso l'esterno andremo a chiamare il contatto. Facendo invece un doppio tap si aprirà l'applicazione Messaggi e quindi noi andremo a scrivere un messaggio al nostro contatto. Questa è la modalità Gesture. Se non ci piacciono le gesture e preferiamo utilizzare i pulsanti, possiamo usare la modalità classica, dove potremo andare a premere semplicemente sul pulsante di chiamata per andare a chiamare e il pulsante SMS per mandare un SMS. Tutto qui. Nella chat Bluetooth, adesso purtroppo non ho un altro dispositivo con questa applicazione per mandare un messaggio via Bluetooth, però comunque basterà scrivere il messaggio di testo qui, collegarci a un dispositivo e inviarlo, e quindi senza nessuna spesa e senza nessuna connessione a internet possiamo comunicare con un dispositivo. Ovviamente devono essere nelle vicinanze perché il Bluetooth, come si sa, insomma, non ha una grande portata. Infine, qua sopra abbiamo i numeri utili, che sono dei numeri appunto che possono essere molto utili in caso magari di emergenza oppure di informazione, come qua sotto. Basterà tappare per andare a chiamarli. Attenzione, perché se si tappa per sbaglio a polizia, pronto soccorso, guardia e finanza, partirà automaticamente la chiamata, quindi fare molta attenzione a questa tappa. Ad esempio, se io clicco su 3, automaticamente parte la chiamata al 133. Ok, a mio parere è un po' troppo costosa questa applicazione, nel senso che è vero che può velocizzare, mettiamo i nostri quattro contatti più utilizzati e basterà, diciamo, con un tap entriamo nell'applicazione, facciamo uno slide e chiamiamo. Però nel senso non vedo tutta questa velocità di esecuzione da poter giustificare un prezzo di 1,59 €. Secondo me è un po' troppo altino, cioè è già tanto, forse 79 centesimi, secondo me, un'applicazione del genere. Per carità, fatta bene, non ci sono bug, non c'è niente, però nella sostanza non ha quel valore aggiunto che permette appunto di giustificare, secondo me, un prezzo così alto. Comunque, per quanto riguarda le funzionalità di questa applicazione, non c'è niente da dire, è fatta bene, nel senso non ci sono bug, non ci sono rallentamenti, blocchi o quant'altro. Ripeto, la modalità gesture, slide verso l'esterno per chiamare, doppio tap per mandare un messaggio. Modalità classica, possiamo premere i due pulsantini. Andando su impostazioni, possiamo andare a modificare tutti i vari slot. Possiamo andare a modificare il primo, secondo, terzo e quarto. E quindi ovviamente si andranno a modificare in tutte le varie schermate dell'applicazione. Bene, la recensione si conclude qui, io vi aspetto alla prossima, ciao a tutti!